Ben trovati in questo nuovo appuntamento con Super Mario RPG. Nello scorso video sono entrato nel castello di Nimbus, ho fatto il bello e il cattivo tempo, ho recuperato qualche chiave. In realtà off screen ho sconfitto anche qualche altro nemico, giusto per aumentare un po' il livello dei miei avventurieri. E ora possiamo entrare nella stanza che era bloccata. Abbiamo preso la chiave dal bell'imbusto che faceva la guardia. E c'è un uovo che a quanto pare sputa uova. Ecco qua, bello vetto, tiro un sacco di sostanze nutritive, così diventerai grande e forte. Oh oh oh, Mario è già qui. Certo che è veloce, eh. Mi ha detto che se mi difendo bene, posso anche respingere le uova. Oh oh, non si apre, è chiusa. non si apre proprio, eh. Chiusa a chiave. Non posso neanche saltare sopra l'uovo. Mi sto annoiando, vuoi giocare con me? No. Oh, peccato. Se avessi accettato ti avrei dato la chiave per entrare nella prossima stanza. Ok, accetto. Che bello! Non credo che sia un bello... Oh, uovo sospetto. Ma no. Ma cosa dici, uovo sospetto? Cosa dici? Non è vero. Ma l'ho crepato? A quanto pare sì. Bene. Da lì deve uscire il nemico, immagino. Non importa, credo, quanti danni gli facciamo. Immagino che vada... Ecco. È Struzzi! Salve! Mi sono Struzzi? O Birdo? Allora, Struzzi, per metterla in termini molto semplici, è maschio. Però non lo sa di essere maschio e sputa delle uova. Non so se poi l'hanno resa canonicamente femmina, ma non penso. Dai, non così forte. Adesso tocca a me, no? Prendetelo che è bello caldo. Oh cielo. Ovo aperto. Ah, preso male tempismo, accidente. Oh, ah! Dobbiamo rimandarglielo, quindi. Quanto fa male. Multiraggioggino, dai. Entrambi prendo almeno. Così gli scoppia in faccia ed è meglio. 272 all'ovetto, mamma mia. Ah, che è psicobomba. E... Ah, ok. Wow. Chissà se il fuoco le fa male. Ma è inefficace. E... Piano, anche meno. Vediamo il fungo a Mario. No, Mario, Gino. Mannaggia, è venuto male. Ah. Siccome ho sbagliato come un tonto, diamo il fungo anche a Gino. Vabbè, diciamo che ho ricaricato tutti, dai. E però quel fungo fa troppo male. Ma è multiraggio Gino. Carica la Genkidama e via. Cavoli però, forte. Oh, vorrei che restasse con me per sempre. Siete così carini. Ma che fregatura. Beh, Mello nuovo livello comunque. 17. Buono. Grazie, che gentile. Non ti dimenticare di me, come potrei. Andiamo avanti che è meglio. Ma quanti nemici. Peach, nuovo livello. Let's go. Però certo, non è che sia una cima in forza, eh. Leggiamo un po'. Renimbus sta riposando. È severamente vietato correre nei corridoi. Mario, mio padre e mia madre sono sicuramente qui. Un momento. Non si apre, è chiusa a chiave. Ci penso io. A quanto pare sarò di nuovo io a togliermi dei guai, grazie ai miei muscoli e al mio cervello. Guardate. State indietro! Ma che cosa? Aspetta, aspetta un attimo! Se mio padre è davvero malato, non possiamo fare tutto questo rumore, ci serve un altro piano. Penso sia meglio cercare Valentina e costringerla a dirci la verità. Ma che facciamo con la porta? Si è impaurito di Mario? Apri bene le orecchie tu, non ti permettere mai più di parlare così al grande e potente Bowser. Per questa volta lasciamo stare, ma che non succede mai più, intesi?
Regina Valentina! Ah, eccolo qui il nostro amichetto. Hello! Non so cosa vorresti dire Mario, ma ok. Proseguiamo per di qua, dai. Dovremmo trovare Valentina. Beh, se, per forza qui, a quanto pare. Oh, l'estate, bene. Dai, sconfiggiamo sto tizio. Ultra raggiungino per tutti voi. Bene, bene, bene. Mi piace. Adoro i piani ben riusciti. Supernova Gino. Questo raggio colpisce tutti i nemici, accumula energia e bam. Penso che sia magico, no? Entriamo. Regina Valentina. Mario, quel tipo che ha maltrattato la povera piragnone, è qui. Mario? E che aspetto ha questo Mario? Beh, ha dei baffi pronunciati, delle basette e un paio di gambe, niente male. Ma la sensazione di aver già rincontrato questo Mario in precedenza. It's a me. Aspetta, ma certo, era quella sotto che ha consegnato Garro. Cosa facciamo? Cosa facciamo, Valentina? Beh, di sicuro le tue inutili chiacchiere non ci aiuteranno. Francamente non mi preoccupo. Senza questa chiave il re non può andare da nessuna parte. Il dode è un po'... la punta. Niente da fare? Non se ne accorge proprio? Ho detto silenzio! Ma che... quella non è una statua, è Mario! Valentina, dacci la chiave subito! Ah. Beh, Mello, su, tirati su, dai. Che maniere, e tu chi saresti? Io? Io sono il vero principe, ecco chi sono! Screanzato, come osi origliare una conversazione privata? Privata? Privata! Ma se ti hanno sentito nel raggio di 10 km! Bah, se insisti a essere così maleducato, allora me ne andrò. Ciao ciao, banda di incapaci! Ehi, Valentina se n'è andata! Taglio la corda anch'io. Dodo, tu che fai? Bravo, vattene anche tu, va. No, non cadere. Anche se penso che Dodo sia un succube. Ah, mi sa che abbiamo perso il treno qui. Quindi diamoci una mossa, dai, inseguiamola! Va bene. Anche perché è l'unica cosa che possiamo fare, inseguirla. Ah, c'è la stella qui perché. Ok, ora si spiega tutto. Ah, non l'ha preso in tempo lui. Facciamogli un po' la supernova a lui, vediamo che succede. A parte che la stella è finita molto presto a sto giro, eh. Mi è sembrato che fosse finita un pochetto troppo prima. Finita? Ok, beh, ci sta, dai. Ci può stare. Ma quindi... ah, perché prima era un boss, ora è un nemico semplice. Ma non è giusto. Era la spada, faceva... dai. Siamo alle terme, mi sa, eh. Niente, non... quindi ora devo tornare sopra? Ah, eccola qua in effetti, sta qui. Regina Valentina! Regina Valentina, le condizioni del re stanno migliorando? E come sta sua moglie, la regina madre? E il principe Mello sta bene? Sa cosa penso? Penso che... e non solo, ma... e inoltre? Ah, ma poi... ah! Chiudete il becco tutti quanti! Ho di meno da fare che ascoltare i vostri stupidi pareri. E guardate un po', mentre sprecavo il mio tempo tra le vostre infinite chiacchiere, Mario è riuscito a trovarmi. Beh, sarei tornato qui in ogni caso. Dodo! Dodo! Oh, qui non c'era davvero un cervello da gallina. Dodo, mi senti? Vieni subito qui! Mi serve un aiuto per intrattenere Mario. Quindi muoviti! Vieni qui subito! Oh, eccoci qua. Anche Dodo viene? Non starti nell'impalato, aiutami! Eh?
Interessante sta cosa. Da soli contro Dodo, mi piace. Oi oi. Cattivino, eh. Ah, ok, ma questo non fa male. Fungo meglio, dai. Quindi prima combattiamo con Gino contro il Dodo. Ci sta. Finita? Finita. Bene, e si è tornato Valentina. Anche noi, dai, anche noi torniamo dai nostri amici e sconfiggiamo Valentina. Bolla iridata. Ah, beh, mi dispiace. Bowser, vieni un po'. Soccorso Todd? No, dai, no, 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 no. Spuntone letale. Presa, grande. Mario, super palla di fuoco, vediamo un po' se ha effetto. Buono, buono, buono. Inondazione. Ma lei è tipo acqua, cos'è? Oi, oi. Non male, non male. Fa più male così, però, che non con gli attacchi speciali. Vabbè, dipende anche dalla difesa che ha. Difesa magica, intendo. Questi sono attacchi normali. Allora, devo ricaricarmi per forza. Non posso fare altrimenti. Dai. Ripartiamo da qui. No, ha preso male il tempismo. Ma perché lo prendo male il tempismo? Avevo imparato col cristallo. Cioè, ho premuto al terzo, ma un po' prima ho premuto. Salto normale, vediamo un po'. Allora, mi sta per la mente che tutte quante le mosse speciali sono mosse magiche. Contrattacco magico, ho questa impressione. Oddio, succo detox su Mario. Poi lo ricarico sul suo turno, lo ricarico, dai. Buono. Quindi lei ha molta difesa magica, immagino. Entrambi. Però ho capito, amico mio, però ho esagerato. Con Mario ora attacco. Ecco Dodo, va. Dodo, come hai fatto a perdere di già? Su, forza, vieni qui. Ne ruba un altro ora. Ora combattono entrambi. Attacchiamo ancora Valentina, dai. Lame diamante. Ma ancora Gino tocca? Che strano. Allora, ricarico le mosse speciali. Così poi con Gino attacchiamo con la supernova. Allora, con te facciamo elettroscarica. Vediamo un po' che combini. Danno normale. Geyser, oio, questa fa male. Non troppo, non troppo, non troppo. Supernova Gino, dai. Let's go. Vediamo un po' quanto gli fa questo. Buonissimo il danno a loro. Buonissimo. Allora, no, no, con Mario mi ricarico. Fermati. Devo stare, voglio giocarmela safe. Tanto ce l'ho gli oggetti, li uso. Niveone entrambi, bene. Vediamo quanto fa. Ah, su di lei inefficace? Peccato. Va bene, va bene. Non mi piace il danno che ha fatto, ma... Discogino. Buono, preso. Va, ricarichiamoci ancora i punti fiore. E il regalino, perfetto. Lampo Blitz.
Nettroscarica è un... Buono. Ok, Dodo è andato. No, forse no. Supernova Gino e penso che ci siamo poi, eh. Ho fatto un bel po' di danni. Più di 1000 penso ormai. Sì. Non ci posso credere. Lo spettacolo è finito, gente. Dodo, andiamoci da qui. Beh, cari miei, alla prossima. Ma lei è enorme poi, ora che ci penso. È grossa davvero. Ci picchia. Bene, bene, bene. 200 monete. Oh, mi servivano le monete, in effetti. Quindi tutto a posto ora. E la chiave per la stanza dei genitori? Vabbè, apriamo la porta alla maniera di Bowser. Ottimo, se ne sono andati. Presto, inseguiamo. Lei è la chiave, lo so. Aia. Oh. Già. Mario, guarda. Ok, arrivo, A meno che non ci riporta lui i genitori. Ma il parasole di Peach. Ah, ok, sta piangendo. Ok. Ha senso, ha senso. In effetti Mello controlla il tempo, sì. Tutto a posto? Pare di sì, pare. Eccoli! Mamma, papà, vorrei presentarvi Mario. Ma Mello è più simile alla madre che non al padre. E ai miei altri compagni d'avventura. Oh, per tutti i nembi di Nimbus! Come potremo mai ringraziarvi? Io sono il padre di Mello, avrei Nimbus. Oh, che piacere conoscervi, vi ringrazio infinitamente per essere presi cura del mio adorato Mello. Permettetemi di fare le presentazioni. Lei è la principessa Peach del Castello dei Funghi. Oh, ho sentito tanto parlare di te, posso avere il tuo autografo? Caro, non mettere in imbarazzo nostro figlio. Oh, come non detto. E chi è questo gentiluomo dotato di un bel paio di eleganti baffoni? tra baffoni ci si intende. Questo è Mario, della casa di Mario. Mi ha aiutato tanto, fin dall'inizio. Non vorrei dire quel Mario! Mario, il mago del salto! Un autografo, per favore! Basta così, mio caro. Va bene, va bene. Allora, che ne diresti di mostrarmi uno dei tuoi famosi salti? Mi accontento anche di un piccolo saltello. Wow. 10 su 10? Oh, eccellente! Questo è Bowser del castello di Bowser e capo degli scagnozzi di Bowser. Oh, un altro personaggio illustre? Non resisto, devo assolutamente avere il tuo autografo! No? Nemmeno lo scarabocchio? Va bene, va bene. E questo è Gino, che come vi ho detto prima viene dal cielo. Oh, ma certo, la storia della strada stellare, davvero terribile. Si chiama Via Stellare. Oh, a proposito di stelle, qualche tempo fa una stella enorme è caduta dentro un vulcano. Scommetto che uno di quei frammenti stellari che stiamo cercando. Ma lo Zar Dragone abita proprio dentro il vulcano. Non sarà facile recuperare la stella. Forse però unendo le forze potresti riuscire ad affrontarlo. Ah, ai miei tempi. Sì, Carlo, sappiamo. Torniamo a noi. Quando arrivate al vulcano cercate subito Todd Fabbro, lui vi aiuterà. Prima di partire per il vulcano dovete assolutamente fare il bagno alle nostre terme. Sono il vanto del regno di Nimbus. Siete prudenti. Era uscito dai pantaloni. Va bene, ma non torneremo finché non avremo trovato la stella. Ma quindi... Cioè, Mello, che fino a poco fa non sapeva di avere dei genitori, ora è tutto come se fosse sempre stato normale. Ecco. Ehi, tu sei vero principe! Scusa per l'inconveniente di prima, quell'uccello gigante non poteva certo essere un principe, eh. Non fa niente. Piuttosto pensate di poterci fare entrare? Ah, ma certo! Andate pure, buon divertimento. Attenti a non cadere nel vulcano. Ah, quindi qua c'è il vulcano? Oh, ah, quindi qua ci ricarica la salute, immagino. Sì. Non avvicinarsi troppo al bordo, si rischia di cadere nel vulcano. Ah, ok, ok. Quindi è questa la strada per il vulcano, immagino. Va bene. Tra l'altro è bello notare come ora le statue siano di Mario e dei suoi amici. Belle, eh? Inoltre, se torniamo a parlare con la guardia che ci ha dato la chiave, ci dà una cassetta di fiori. Per aumentare i nostri punti fiore di 3. 70, credo che 70 potrebbe essere un cap.
Ma forse possiamo arrivare anche a 100, se proprio usiamo anche il post-game. Ad ogni modo, il video termina qui, vi ringrazio per averlo seguito, nel prossimo andremo al vulcano. Probabilmente devo cadere dalle terme, non ne sono sicuro, ma farò ovviamente delle prove, vediamo se me lo mette in mappa, se no no. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!